ricostruito i motivi del nostro essere diventati da cittadini italiani fuori dalla politica, dei protagonisti della politica, tutto ciò che ci dobbiamo fare per togliere questo grave pericolo di dosso all'Italia, all'Europa e al mondo. Molti parlamentari verranno domani e dopo in Sardegna per cercare di contattare più cittadini sardi possibile e spiegare qual è il nostro programma, e quindi ci siamo dati appuntamenti a mercoledì della settimana prossima per commentare il risultato delle elezioni in Sardegna e per cominciare a programmare la campagna elettorale per le elezioni di maggio per l'Europa. Nella circoscrizione centrale il candidato sarà Antonio Tajani. Però ricordato oggi che tutti coloro che hanno lasciato Forza Italia, noi siamo stati contenti che l'abbiano lasciata. Qualcuno di quelli, e sono spariti dalla politica, qualcuno di quelli che oggi stanno ancora in politica, siamo stati noi ad invitarli, a pregarli di uscire. Questa situazione dell'Europa deve venire fuori da un cambiamento anche di quello che è l'attuale sovranismo italiano portato avanti da qualche partito in un vero, proprio, importante sovranismo europeo. Non abbiamo delle previsioni attuali, posso solo smentire con certezza una voce che era stata diffusa qualche giorno fa, che se la Lega andasse da sola avrebbe 8 punti in più che andando insieme a Forza Italia. È una menzogna assoluta. Ho fatto la verifica attraverso 3 sondaggi appositamente fatti in questa direzione. Grazie molto e buon lavoro a tutti. Grazie.